Battipaglia, i commissari chiamano al rapporto i dirigenti. Incidente a Santa Cecilia, ferite mamma e figlia di 6 anni. Battipaglia, donna aggredita e rapinata da 2 banditi. E sempre a Battipaglia, scoperte targhe false o rubate. Eboli, famiglia con disabile, denuncia il comune. Capaccio, ufficializzata la data per il referendum. Calcio, la battipagliese sogna i play-off. Nonostante abbiano dichiarato di partire dalla società civile e dal territorio, i commissari che si sono insediati ieri mattina a Palazzo di Città fino a tardanotte hanno incontrato tutti i dirigenti del comune per un confronto diretto con chi conosce molto bene la macchina amministrativa. Numerose le questioni lasciate sul tavolo dal commissario Ruffo, che nel corso di una riunione durata quasi 2 ore ieri mattina con Ferrara, Iorio e Picone ha illustrato le principali criticità ed i tempi di attuazione previsti. In primo luogo c'è da tenere sott'occhio il piano di riequilibrio. Si attende ancora l'ok dalla Corte dei Conti al piano di riequilibrio dell'ex sindaco Santo Mauro. Poi ci sarà da adottare il nuovo piano urbanistico comunale, già pronto da dicembre. I 3 commissari saranno anche chiamati a controllare i lavori del Più Europa e l'ampliamento del cimitero comunale. Incidente frontale in via della Piana a Santa Cecilia di Eboli. Ferite mamma e figlioletta di 6 anni, trasferite all'ospedale di Eboli. Le 2 donne, residenti in contrada La Storta, hanno riportato danni alle gambe e al petto. La signora, 42 anni, che viaggiava con la sua bambina, era alla guida di una Fiat Marea Bianca. La vettura ha urtato frontalmente un SUV Touareg Volkswagen, guidato da un'altra donna di 55 anni. Nell'impatto è stata danneggiata anche una Fiat Croma parcheggiata a bordo strada, nei pressi di una salumeria. Una donna è stata rapinata mentre tentava di entrare in auto. L'episodio è accaduto questa mattina a Battipaglia, in una traversa di via Napoli, in pieno centro. 2 banditi a piedi hanno strattonato la signora e le hanno strappato la borsa che aveva a tracollo contenente 1.500 euro. La donna, prima di imbattersi nei malviventi, era stata in banca a prelevare il denaro. Un altro episodio simile è accaduto ieri sera ad Eboli, dove una donna di 49 anni è stata scippata davanti alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Rione Pescara. Nella borsa la signora aveva i soldi per pagare l'affitto di casa, un telefonino, chiavi e documenti. Lo scippatore è fuggito dileguandosi nel nulla, era incappucciato. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con una contusione alla caviglia ed escoriazioni alle ginocchia. Scoperto dai carabinieri un giro di auto di grossa cilindrata circolanti con targhe rubate o rottamate all'estero per non pagare l'assicurazione. L'escamotage ultimamente viene molto utilizzato per non pagare il premio assicurativo, che per un'auto di grossa cilindrata immatricolata in Italia rispetto alla Romania o alla Bulgaria è molto più elevato. I carabinieri indagano sulla provenienza delle targhe rubate all'estero e da auto demolite e identificativi di altri veicoli che non hanno mai superato il confine italiano. Dietro questo fenomeno ci sarebbe un grande business gestito da italiani e stranieri e per questo gli investigatori sono al lavoro per smascherare tutta la rete di truffatori che potrebbe avere una base proprio a Battipaglia. Chiedono un alloggio idoneo per la figlia disabile e si ritrovano con la casa occupata da abusivi. È il caso di una famiglia ebolitana che ora denuncia il comune. Sotto accusa finisce il settore patrimonio, che a dire dei querelanti avrebbero consentito l'occupazione dell'alloggio alternativo ad una famiglia di abusivi, consentendo l'allaccio dei servizi, ignorando la prelazione della famiglia con una disabile. In assenza di interventi, a 2 mesi dall'occupazione abusiva, l'assegnataria ha presentato querela, chiamando in giudizio anche il comune. Il referendum per modificare la denominazione del comune di Capaccio in Capaccio Pestum si svolgerà il 15 giugno prossimo. Si tratta di una svolta epocale nella storia locale. Il futuro della nostra città viene consegnato nelle mani dei cittadini che potranno riaffermare le proprie radici proiettandosi nel futuro, afferma il sindaco Italo Vozza. Auspichiamo che tutti i cittadini di Capaccio coglieranno questa opportunità per riaffermare la propria cultura, perché arricchire il nome di Capaccio con Pestum significa dare il giusto merito alla nostra storia millenaria e alla città antica, patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO, senza rinnegare il nome di Capaccio e quanto esso rappresenta per tutti noi, aggiunge l'assessore alla cultura Eustachio Vozza.
Salernitana è allerta ordine pubblico per la gara con il Perugia allo stadio Arechi. La questura farà installare dei container per isolare la curva nord. Intanto i due allenatori preparano la gara a porte blindatissime, Gregucci alle prese con tanti infortuni, la Paganese all'esame Catanzaro. Gli azzurro-stellati chiudono in Calabria la stagione delle trasferte mentre la società lavora al prossimo campionato, in attesa del derbissimo con la Salernitana. La Battipagliese sogna e si concentra sull'obiettivo playoff, squillante al gruppo «Voglio vincere».